altri mi manca il mare. Non mi riconosco più. E tu ci sei, voglio ricominciare tu. Non si muore dentro i sogni. Ora,
grazie. Cacres! Grazie, grazie a tutti e grazie a questi magnifici musicisti. Accompagnato dal maestro Sormillo, maestro di sax. Grazie, straordinaria grazie. Interpretazione di un brano storico. Ah, liu, liu. Sta cominciando a friccicare la serata? Ale! Wow, quanta gente di qua! È bello, 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 bello. Ragazzi, vi devo parlare due minuti. Allora, voi mi conoscete, chi mi conosce sa che io ho sempre cercato di fare programmi nella mia città. Ho sempre cercato. Pistola incontra un ragazzo che vive per la musica. Quello con la pistola è un ragazzo già nato morto. Non è difficile spiegarsi perché chi ama l'arte, chi ama condividere con gli altri la propria gioia di vivere, chi fa sacrifici studiando per raggiungere un proprio sogno, chi ascolta musica per la bellezza d'animo di chi la compone e non perché il proprio mito è l'ultimo pseudo artista che sbanca in rete a suon di provocazioni gratuite. Ecco, ecco. Allora diventa chiaro a tutti che chi tiene stretta in mano una pistola a 16 anni non ha futuro. Qualcuno potrebbe dire che nemmeno JoJo ha più un futuro. Di fatto è così, ma con la differenza che JoJo era già il futuro con le sue scelte, con la stima che si era guadagnato tra i colleghi, per la sua voglia di costruire e migliorarsi giorno dopo giorno. E soprattutto JoJo rimarrà vivo per migliaia e migliaia di ragazzi che come lui per comunicare usano la parola, la musica, il teatro, la pittura, lo sport con rispetto per gli altri e per la terra in cui vivono. Allora diventa quasi necessario cambiarla quella famosa frase e farla diventare un postulato. Quando un ragazzo con la pistola incontra un ragazzo che vive per la musica, quello con la pistola è un ragazzo già nato morto. Passa la neve e stella soggia passa
passa il radio d'ora sarà rumore. Tu non passa mai, no non passa mai, si volena di te, vedi da voglio un bel, ma tu non passa mai, non passa mai. Finalmente mi sono parlato di questa cosa. No, perché è un pezzo che mi piace tantissimo. Appunto, ho voluto per forza leggere perché avevo paura di sbagliare. Bello. Però poi lui c'è stato, ha detto: fra, leva un attimo di questa cosa, lasciati libero. Che poi lui era una persona che io stimavo tantissimo. Anche lui c'era questa, sì, ed è molto bello oggi cantarle. Colui che mi accompagna un po' da sempre. E poi ho saputo, insomma, che era tuo grande estimatore. Poi da batterista a batterista, appunto, sai, insomma, se mi permette e mi concedi la possibilità, prima appunto di parlare. Ciao, come stai? Non è facile, e non l'ho mai stato in musica, mettere d'accordo il gusto popolare con le nuove tendenze musicali. In pochi ci riescono, diventano icone per il grande pubblico e nello stesso tempo hanno la responsabilità di dare nuovi segnali di innovazione nella musica popolare contemporanea. Spesso la divulgazione dell'arte è motivo di contraddizioni, spesso insensate, ed è proprio la poetica nella forma canzone che spesso fa la differenza, specie se quella stessa poetica diventa un vero e proprio volano esistenziale per i giovani. Per aver creato interesse in più di una generazione, per aver fatto capire che un sogno inseguito con convinzione e dedizione può diventare realtà, per aver dato voce ad un popolo spesso non ascoltato, quest'anno il premio Franco del Prete Live, Una vita d'artista 2023, va a Franco Ricciardi! Strameritatissimo! Complimenti, Franco! Bello, grazie. Vero, è emozionante, vi giuro. Mi si è fatto anche il nodo in gola.
A me mi fa sentire, purtroppo sarà vecchiaia. Io 37 anni si vanno a sentire. 37 anni si vanno a sentire, no, sono troppo contento, lo ricordiamo. Io ho un pezzo che anche lui alla fine gli piaceva sta cosa e lo canticchiamo insieme proprio a cappella e lo dedichiamo. So che tutti quanti in coro lo faremo. Dai. Con treno. Ma porto lontano. Agli mani sciuna la vita, che io voglio bene, che l'ama è l'unica cosa che cerca sta vita con me, solamente con me. Tremo, ma tremo in mano, pensando che lei sta durata e io sto correndo, poteva nascondere pianta, perché dentro me vive ancora una parte di lei. Oh 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 oh. Grande Franco, ciao, grazie. Grande Franco del Prete, grande Franco Ricciardi. Grazie sindaco, grazie. Grazie a tutti, viva la musica, bello, 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 grazie di cuore a tutti, vi voglio bene, grazie. Buona fortuna a te. Ciao vita mia. Ciao, voglio. Franco Ricciardi! Che c'è?